Di concreto non abbiamo sentito nulla, abbiamo perso tempo, cioè se questa dovesse essere una riunione operativa potevo stare a casa con mio figlio, ve lo dico molto onestamente. Doveva spiegarci che cosa ha intenzione di fare, cosa... allora la fase 2. Secondo lei non c'è un piano? No, non lo so, io non voglio dire che... non ve l'ha detto. Non ce l'ha detto, non ha detto niente, la Pinotti non ha parlato, Gentiloni non ha parlato, Alfano non ha parlato, ha parlato Renzi, 20 minuti. E voi, voi avete parlato? Sì, abbiamo parlato, ma parla Renzi dicendoci dobbiamo creare ottimismo nella testa degli italiani, ma io vado a... cioè mi sembra Berlusconi ai vecchi tempi, dobbiamo parlare di ottimismo, dobbiamo dire agli italiani che stiamo lavorando, dobbiamo dire agli italiani che stiamo facendo. Io mandavo alla nostra detta stampa, gli mandavo le note e non sapevo proprio cosa dire, un imbarazzo. 20 minuti a non dire niente, ma niente. Cioè, chi viene a riferire? Io arrivo da Pavia, io sono arrivato, cioè, ci hanno convocato d'urgenza, sembrava che dovesse raccontarci che cambiava le sorti del mondo. Invece un perditempo, un perdabale, come si dice da noi. Se volete vi leggo le note che ho mandato alla mia detta stampa per dirvi che cosa... Stanno pensando in un evento a Parigi, come la marcia dopo Charlie Hebdo. No, noi non abbiamo minacce, ma l'agguato di Parigi segna un nuovo cambio di passo nella lotta al terrorismo. Ci spieghi che cosa? Comunque ha detto che noi non abbiamo minacce. Dovremmo avere un nuovo stile di vita. Cioè, devo avere un nuovo stile di vita perché ci sono quelli dell'ISIS. Io andrò avanti a condurre lo stesso stile di vita. 39.000 persone controllate nell'ultimo anno. Italia, un ottimo sistema organizzativo che ci fa dire che stiamo facendo il massimo. Da oggi siamo al livello di allerta massimo. La minaccia non si risolve mettendo più forze dell'ordine in strada, ma dobbiamo rassicurare gli italiani. Un paese che ha vinto la sfida alla mafia deve essere unito in questo momento. Noi siamo un grande paese, il governo è disponibile a ragionare nelle aule parlamentari. Un senso di responsabilità quando si parla con l'opinione pubblica e dobbiamo rassicurare gli italiani. Il mio commento finale alla mia detta stampa: ci ha contattati per non dire un cazzo. Mi spiace, ma purtroppo è così.